Oggi vi parliamo di illuminazione pubblica nella nostra città, un servizio importante per tutti coloro che a vario titolo e in vario modo percorrono le nostre strade cittadine. In particolare vi illustriamo gli ultimi interventi che abbiamo realizzato e che riguardano nel centro cittadino la sostituzione di alcune linee obsolete con nuovi punti luce, in particolare le vie Trento, Trieste, Cavallotti, Cossetti, Bertossi e il piazzale Ellero dei Mille. Il costo complessivo di questo investimento è stato pari a 250.000 euro. Un precedente intervento aveva già ampliato o ammodernato la rete di illuminazione pubblica per un costo complessivo dell'investimento pari a 170.000 euro. Le vie interessate sono via Streghe, via dell'Artigliere, vicolo Molinari, parcheggio di via Caboto, via Pietro del Zoccolo, via San Leonardo, via Comugne, via Griet, vicolo Candiani. Con altri interventi eseguiti in economia abbiamo provveduto a illuminare alcuni ambiti un po' particolari, quali il parcheggio del Lago San Carlo, il parchetto di via Brigata Lupi di Toscana e il parcheggio Licinio. Sono stati programmati anche futuri interventi nel corso dell'anno, in particolare ampliamenti di rete di illuminazione pubblica che riguardano via Spezzadure, via Campagna, via Portolana e via Il Turco. Il costo complessivo di questo ulteriore investimento è pari a 180.000 euro. Oltre agli interventi già descritti, stiamo provvedendo alla sostituzione di 520 corpi illuminanti e delle relative lampade. Le lampade attualmente in uso sono del tipo a vapori di mercurio. Prevediamo di sostituirle con delle lampade a sodio ad alta pressione. Queste nuove lampade consentono un risparmio energetico pari al 30%. E il risparmio totale in bolletta per conto dell'amministrazione sarà pari a 5.300 euro l'anno. I corpi illuminanti che andremo a sostituire sono corpi illuminanti che hanno un'età media dai 30 ai 40 anni. Con questo siamo certi che migliorerà anche la qualità dell'illuminazione erogata. Migliorerà la capacità di flessibilità dell'impianto di illuminazione pubblica. Potremo utilizzare anche delle centraline per il controllo del flusso in maniera da risparmiare ulteriormente nei costi energetici. Come si fa in ogni abitazione dove il capofamiglia cambia le proprie lampadine, quelle vecchie, per sostituirle con quelle che consumano meno e che durano di più. La durata infatti di queste lampade è di circa il doppio di quelle a vapori di mercurio. Tra le zone interessate ci saranno Viale Libertà, Viale Grigoletti, via Udine, via Revedole e poi in particolare via Pirandello, via Villanova, via delle Caserme, via dell'Aviere, via del Fante, via Fiamme Gialle, via Levade e via Le Treviso. Siamo giunti a una prossima approvazione di un documento che pianifica tutti gli interventi di illuminazione pubblica nel nostro territorio. Strade di alta percorrenza e strade di quartiere hanno diverse esigenze di illuminazione pubblica. Abbiamo voluto mettere a disposizione sia dell'intervento pubblico sia dell'intervento privato uno strumento capace di rispondere ad ogni necessità, ma nello stesso tempo che mantenga la coerenza dell'illuminazione pubblica nell'intero territorio comunale. Uno strumento che guidi l'utente della strada rispetto alle varie tipologie di luce nelle strade cittadine. Volevo anche segnalare la presenza di un numero verde, un numero gratuito per chi chiama per segnalazione di guasti. Il numero è 800 30 55 66. La precisione della segnalazione dei cittadini, la collaborazione della Polizia Municipale, i numerosi sopralluoghi dei tecnici comunali hanno permesso di realizzare ripristini di guasti in tempi brevissimi e tutto questo credo sia stato anche apprezzato dalla cittadinanza. La sicurezza di una città passa attraverso anche ad una buona illuminazione e qui mi collego a quanto ha appena detto il collega assessore ai lavori pubblici Renzo Mazzer. Però l'illuminazione non basta. La città deve essere controllata anche con tecnologie avanzate.
questa amministrazione sta utilizzando tutte le risorse, tutte le forze anche, diciamo, per operare in questo senso. È stata installata, è stata attivata una sala controllo presso il comando di Polizia Municipale di Pordenone, dove sono in azione 16 video telecamere. Sono dei dispositivi elettronici che monitorizzano 16 luoghi importanti della città, luoghi centrali della città, che vanno dai corsi alle zone come la stazione, ecco, come i parchi. A questi 16 punti di controllo se ne aggiungerà a breve anche un 17esimo che sarà collocato nella piazza Costantini presso, ecco, quella zona di Pordenone dove ancora ci sono delle situazioni in qualche maniera di disagio. Ecco, noi vorremmo appunto eliminare tutte queste situazioni anche ponendo in atto non solo il videocontrollo ma anche un controllo proprio fisico della città con la presenza sempre maggiore anche di vigili urbani sul territorio e comunque anche di forze dell'ordine. Dicevo, il 17esimo punto di controllo, di videocontrollo della città, ai quali 17 punti se ne aggiungeranno entro l'anno un'altra decina. Saranno controllati e dotati di questi dispositivi di controllo anche le periferie, i quartieri. Abbiamo iniziato con il quartiere di Villanova, il quartiere Case Rosse, dove da un mese è già funzionante un dispositivo appunto di controllo. Altri saranno installati a cominciare dal quartiere di Torre, nella piazza del quartiere di Torre, vicino al cimitero, e poi proseguiremo verso Valle Nuncello, il quartiere Nord, il piazzale Sacro Cuore e i parchi. Anche i parchi saranno in qualche maniera videosorvegliati. Noi vogliamo perseguire così l'obiettivo di Pordenone, una città sicura. Pordenone, una città dove è possibile, dove ancora oggi è possibile stare tranquilli, potersi muovere con tutta libertà. Se consideriamo Pordenone una città aperta, non per questo Pordenone deve essere una città dove è possibile fare tutto ciò che si vuole. Regolamenti e regole devono essere rispettate. Noi pretendiamo da tutti i cittadini di Pordenone il rispetto di queste regole. Sappiamo che il momento storico porta a convivere nella città di Pordenone vari gruppi, varie provenienze e questo qualche volta crea dei problemi. Ecco, noi ci consideriamo una città aperta, ma una città che vuole e pretende di far rispettare le regole, regole e regolamenti, che sono strumenti, secondo me, non di vessazione, di controllo, ma possono diventare anche strumenti attraverso i quali uno si sente cittadino, si sente di appartenere alla comunità di Pordenone. Quindi vediamo in queste azioni di controllo non soltanto un monitoraggio quasi da supervisore, ma vedremo in qualche maniera l'opportunità per tutti di sentirsi bene quando si rispettano le regole. Ecco, questa amministrazione non intende abbassare il tiro su questo, intendiamo perseguire queste azioni considerando che il mondo è cambiato e cambierà ancora, ma noi a questo non siamo preparati, questo non ci spaventa. Noi vogliamo che Pordenone rimanga una città tranquilla.